Nick è diventato virale, ha fatto il giro del mondo, quel mannaggia chi te vive, ovviamente è l'inverso della bestemmia, ovviamente va chiarito, anzi, e devo dire che la sua web TV è stata pronta nel cogliere quel momento, perché noi abbiamo fatto chilometri e chilometri durante il Columbus Day e questo signore ci ha beccato in pieno senza alcuna previa preparazione, è stato proprio giornalismo di cattura allo stato puro. Lei deve premiare una persona che ormai qui in Puglia per noi è diventato un mito. Facciamo partire sull'Edwall questo filmato straordinario che ci ricorda proprio del Columbus Day. Poi andiamo a presentare questo, oserei dire, eroe dei due mondi. Al grido di Kite Biv è con noi Nick Prudente. Un uomo, un'accoglienza. Ben arrivato Nick, baciatevi di nuovo, abbracciatevi, mi sembrano Maria De Filippi, stringetevi. Hai dato il bacetto anche al sindaco di Giovinazzo? Dai un kit vivo anche al sindaco di Giovinazzo. No, con me è di più pesante, questo entusiasmo è stato fragoroso, è stato bellissimo per te. Ecco, foto di rito e applauso qui in piazza a Giovinazzo. Tommaso, sono cose belle queste. Assolutamente. Ma questo filmato ci è stato dato da una TV, da Patrimonio Italiano TV, che è una TV naturalmente di quelle parti, e abbiamo qui con noi stasera il direttore Mike J. Pilla. Eccolo qua, un grande applauso. È lui che ha immortalato il saluto di Nick Prudente. E anche per lui, innanzitutto, il racconto di cosa significa fare TV in quella parte del mondo.